riuscite a trasformare, poi voi vedrete, questa struttura in una, un luogo di accoglienza degna per ospitare i nostri amici anziani. Questa struttura l'abbiamo voluto dedicare a Sor Agnese Giurin, che è stata a San Biagio, dico, per un breve periodo, e che ci ha consentito di fare amicizia e di conoscere un'associazione meravigliosa, come quella degli alpini, dell'associazione alpine di Bassano del Grappa, di Brescia, di Brescia. Infatti noi siamo qua, abbiamo comunicato con Giovanni, abbiamo una persona, sono tutte persone che hanno lavorato a San Biagio Platani come volontari. Ci hanno dato l'esempio di come si fa volontariato. Per primo esempio a me come medico, ma anche a tutti noi ce l'hanno dato le suore figlie di Maria Dolce. Loro ci hanno insegnato come si assistono le persone sofferenti. E quindi questa struttura la dedichiamo a Sor Agnese, ma la dedichiamo a tutte le suore che si sono succedute a San Biagio. Sor Maria Rosa, non ancora evidente, Sor Grazia, Sor Cecilia Corradi, abbiamo Sor Cecilia Corti, Sor Davidica, che io ricordo, poi andando su Sor Enrica, e anche però qualcuno probabilmente non lo ricordo tutti, ora ci arrivo a Sor Carlo, Sor Claudia, Sor Carla io lo dico per ultimo. Facciamo un applauso particolare. Mi diceva, tu devi andare a vedere quell'anziano, guarda che c'è la situazione, a niente fuggiva al suo controllo. E allora la dedichiamo a tutte queste suore meravigliose, e poi l'augurio poi alle suore presenti di continuare questo grande esempio che le suore figlie di Maria Bambina ci hanno dato. Poi ora leggeremo una lettera che la provinciale Sor Benedetta ci ha inviato. Ecco, però la leggerà poi Sor Carla, ora aspetto la parola. E mi ha telefonato poco fa Sor Cecilia Corradi, indimenticata, indimenticabile, e pregandomi di dare i saluti a tutti i sanbiagesi. Lei ce l'ha nel cuore. Come ce l'ha nel cuore il Sor Dionizia e le altre che sono venuti qui? Le ringraziamo per questa sua presenza. Infine, voglio ringraziare i colleghi medici presenti, dal professore Ruffolo a... che è una persona che spero sempre, mi auguro sempre di non conoscerla per quello che fa, però è una persona che oltre che medico è bravissimo chirurgo, è cardiochirurgo, è una persona dal punto di vista cristiano, ecco, mette questo suo cristianesimo nella sua opera all'interno del suo ospedale. Ringrazio il mio segretario dell'ordine, il dottor Evento, il dottor Di Piazza, il dottor Carbone, il presidente della misericordia di Alessandra Della Rocca, e poi ecco. Questo per quanto riguarda la parte sanitaria, i colleghi presenti, il dottor Ciappella, il dottor Rescoto, se ne dimenticherò qualcuno, però scusate tutti, però alcuni si devo citare. E poi, gli amici della Confederazione della Misericordia, abbiamo l'amico Guglielmo Delia, andato dal Presidente Nazionale che manda i saluti, e poi la Carmelina Graziano, presidentessa di Sant'Angelo Montisaro, e un ringraziamento poi particolare a Concetta Calabrese, presidente governatrice della Misericordia di Valle d'Olmo, che stasera poi farà uno spettacolo teatrale bellissimo, Piazza Carmine, ingresso gratuito, siamo tutti invitati poi ad andare a vedere questo spettacolo. Infine, e vorrei finire perché erano cose però che ero obbligato a dire, che dimentico, l'orario alle 9 mi dico. Poi, ecco, ci sono degli amici pure di Cattolica, dove abbiamo instaurato un bel rapporto di amicizia con le associazioni di volontariato che esistono a Patti, come preside della scuola di Patti, della scuola, scusate, non di Patti, anche il collega di Cattolica. Ecco.
grazie a tutti voi, dalla settimana prossima vedrete che la sede è già completa, tutta completa, sarà operativa, perché già noi siamo in grado di ospitare amici anziani, la struttura è unica, quindi sia l'una che l'altra, ecco anche questo per spiegarlo. Infine, ci sarebbe. Ecco, Francesco ora ringrazia la cosa, non lo so chi. Io voglio ringraziare poi tutti i volontari della Misericordia, non voglio citare nessuno, più che ringraziare ti voglio dire, fare i complimenti per quello che hanno fatto. E poi vediamo se dobbiamo dare la parola, fortuna la dovremmo dare. Grazie a tutti gli agenti pure. Ha dimenticato di ringraziare se stesso. Allora, ora vorrei dare la parola a Suor Carla, mi deve leggere la lettera che ha fatto Suor Benedetta, che è la madre provinciale con cui io mi sono sentito e tenuto in contatto in questi giorni. La lettera è indirizzata al parroco Don Angelo Bongiovanni e al distintissimo dottor Biagio Palumbo. Al suo e vostro pensiero per Suor Agnese ci ha veramente commosso. Ed abbiamo letto in questo segno un grosso affetto e stima, profonda sensibilità per nutrite per le suore che poco o tanto sono state con voi, ciascuna con la sua personalità, con i suoi tratti peculiari, ha condiviso un pezzo della sua vita con la vostra storia. Ha lasciato un ricordo dentro di voi, ma anche ciascuna di loro porta nel cuore un pezzetto della vostra vita. Sono esperienze profonde, ricche, che segnano la vita. È vivo in ciascuna di noi il ricordo di Suor Agnese, donna forte, generosa, attenta a problemi e fatiche, che sapeva coinvolgere con delicatezza altri amici nella condivisione di carità e diventava reciprocità di dono ricevuto e offerto. Il suo esempio continui ad essere stimolo e forza di bontà, di mitezza, di benevolenza, che si china con amore sul malato, sul povero, su chi è solo. Grazie per questo ricordo che portate nel vostro cuore. Grazie per tanta stima e benevolenza. Non posso essere presente a questo evento perché impegni di istituto mi hanno portato altrove. Sono con voi anche se non fisicamente e vi esprimo pure la gratitudine della nostra madre generale, madre Piercarla, che nel comunicarle questo avvenimento ha manifestato riconoscente stupore per tanta stima e affetto. Invoco su ciascuno di voi grazie e benedizioni dal Signore e in particolare su questa casa, perché in essa sia fecondo il germe di carità e la fa diventare luogo della benevolenza, della serenità, della gioia dello stare insieme. Devotissima Suor Benedetta Scularo, Superiora Provinciale. Do la parola ora a Mario Leonardi della sezione nazionale Alpini di Vicenza, nostro amico che è venuto più volte a San Biagio per opere di volontariato. Non si sente. Buonasera.
buonasera a tutti, io porto il saluto dell'Associazione Alpini di Vicenza, del mio presidente e del consiglio direttivo. Io vi ringrazio di avermi invitato, sono orgoglioso di essere qui, ringrazio tutti voi, Campiagnesi, il vostro dottor Palumbo che ho avuto la fortuna di conoscere la prima volta che sono venuto qua, io ho fatto 5 turni qui a San Biagio e porto sempre nel cuore la vostra gente, le vostre tradizioni e tutti voi che visivamente vi conosco ma non vi ricordo il mio nome. Comunque vi ringrazio, riporto anche il saluto degli amici che hanno lavorato qui, che non hanno potuto intervenire, purtroppo 3 di queste squadre ce ne sono andati avanti, però noi ricordiamo sempre con molto affetto, con molto piacere la nostra permanenza che siamo stati qui con voi. Abbiamo portato il nostro contributo, io ho conosciuto il suor Agnese nel 1900, quando aveva 21 anni, quindi aveva un anno più di me e l'ho sempre seguita in ogni circostanza e in ogni necessità che lei ha avuto bisogno. È andata purtroppo avanti, noi la ricordiamo perché era un fulmine di donna, aveva 1000 idee e noi ci ha chiesto il nostro contributo di Alpini e noi l'abbiamo sempre contentata e abbiamo sempre collaborato con lui. Oggi non è qui, è in paradiso, speriamo che faccia una benedizione dall'alto dei cieli e che ci possa sempre condurre nella strada buona con tutti noi e tutti voi. Vi auguro ogni bene a voi e a tutte le vostre famiglie. Do la parola a Renato Monegato, ancora che ha lavorato con lui. Lo ricorda nel suo modo di lavorare. Io lo conosco soprattutto per la sua carica umana, per la sua bontà e per le sue grandissime capacità. Prego. Grazie. Cari sambiagesi, è con onore che oggi mi trovo qua con voi assieme. Siamo partiti dal Veneto, ma con tanta voglia di venire qua a San Biagio, a Platini, in Sicilia, per fare volontariato, perché quando ci chiamava Sor Agnese, per noi era come un angelo, era una cosa meravigliosa. Si partiva senza pensare a niente, si lasciava il lavoro, i compagni, non so, gli amici, e si partiva per andare a lavorare, ma non solo qua a San Biagio Prati, ma anche a Calabria, a Santa Venere, che non lavora tanto, o la Messia Terme. Sor Agnese era una cosa strepitosa. Quando ci chiamava era difficile dire di no, perché era lei stessa, aveva una carica attorno a sé che diventava, era difficile dire no, non si può andare, bisognava dargli una mano, perché lei lo faceva per la gente, lo faceva per chi aveva bisogno. Alla mattina presto si alzava, andava a prendere l'acqua, non so, a prepararsi la colazione e dopo si lavorava, ma si lavorava con passione, senza fermarsi, con voglia di fare. E qualcuno ci diceva, ma voi siete pagati? No, noi eravamo così semplici, anzi potevamo anche della carne pur aiutare queste suore, perché le suore di Maria Bambina secondo me sono brave, vanno sempre nei posti dove c'è tanto bisogno e insegnano alla gente cosa si deve fare, come bisogna comportarsi, a darsi una mano, ad aiutarsi. Non c'è differenza qua tra nord e sud, siamo tutti amici, stiamo bene insieme. Grazie. E queste sono delle cose, secondo me. Anche questi signori, guardate, con la tuta gialla, fanno volontariato, il dottore ha detto che hanno imparato da noi, ma noi abbiamo imparato anche tante cose vostre, perché voi siete simpatici, ci date un'accoglienza meravigliosa, che magari noi del nord siamo un po' freddi. È vero così, vi ringrazio ancora. Chissà che magari una volta ci vediamo anche su a Bassano, perché noi anche a Bassano quest'anno con la donata siamo stati bravi, abbiamo dato l'accoglienza a tutta l'Italia ed è stato vero, ma veramente vero per tutti. Grazie, grazie e buona giornata a tutti. Grazie Renato. Allora, volevo invitare il rappresentante della nostra classe politica, visto che è venuta la Presidentessa del Consiglio Comunale, che ci dà un saluto. Ecco, visto la sua presenza. Allora, buonasera a tutti, io stasera sono felicissima di trovarmi qua in mezzo a tutti voi. È la seconda inaugurazione, qualche anno fa l'abbiamo fatto con la carta di deposito tra
raggio di sole, che per noi è stata una cosa bellissima, meravigliosa, dove i nostri anziani hanno potuto trovare cure, assistenza e principalmente affetto, perché non tutti hanno la possibilità di avere purtroppo i loro parenti che li accudiscono. E per noi oggi è un'altra serata speciale, perché in una piccola comunità come la nostra, trovarsi a inaugurare un'altra casa di riposo dovrebbe farci sentire orgogliosi. E questo merito appunto a tutti i volontari della Misericordia e al presente dottore Biagio Palumbo, che nella sua caparbietà, con la sua forza e coraggio, è riuscito a portare avanti questo obiettivo che noi si è previsto con tutte le difficoltà e tutte possibilmente anche, sappiamo come nei paesi, le cose che magari si dicono che non fanno tanto piacere sentire, però uno deve tenersela alle spalle e continuare nel suo obiettivo. Questa per noi è una grande, veramente cosa bella, che dovremmo vantarci, ed è quindi questa casa non deve fare altro, non deve essere che una continuità. Già l'abbiamo sperimentato con Raggio di Sole e questa è una continuità che io non mi vengono le parole, sono emozionata, però è una cosa che deve sentirci veramente orgogliosi. Grazie e un augurio a tutti. Infine con la parola Guglielmo Neria, carissimo amico che sta venendo da Messina, con cui abbiamo vissuto insieme l'esperienza di consigliere nazionale della Misericordia. Perché io devo dire che questo volontariato nostro ha tratto ispirazione, ecco, da quest'uomo che vediamo sulla croce, e poi la realizzazione pratica, dalle suore che abbiamo parlato, dalla Chiesa e anche dalle Misericordie, perché noi abbiamo fatto esperienze anche fortissime al tempo della guerra del Kosovo e della missione arcobaleno. Guglielmo Neria attualmente è consigliere nazionale delle Misericordie, è una persona con cui condivido idee, modi di fare, modi di pensare, e lui ci porterà il saluto della Confederazione. Io lo ringrazio a nome di noi per la sua presenza. Grazie, grazie a voi per la stupenda realizzazione, grazie a Biagio Palumbo per la sua caparbietà. Poco fa, mentre lui andava a cambiarsi, mi ha detto, dice, era un sogno che avevo da 30 anni. Il Presidente nazionale mi ha incaricato, sapendo anche quale stima io nutro per Biagio e per la Misericordia di San Biagio Padre, di venire a portare il suo messaggio. Il suo messaggio è quello di intanto un enorme applauso a tutta la cittadinanza che concorre a questo cammino di solidarietà insieme alla Misericordia. Un grande e forte abbraccio a tutti i volontari e un incitamento a continuare su questa strada di evoluzione, nel pensare che le Misericordie non fanno solo ambulanze. Ma le esigenze, le problematiche sono tante, il nostro territorio va attentamente guardato, ci sono realtà e bisogni nascosti, noi siamo anche bravi a scoprirli molto spesso. Certo, a volte abbiamo difficoltà a risolvere il problema perché non abbiamo le strutture idonee, non abbiamo i sostentamenti giusti, non abbiamo, come si dice oggi, gli agganci. Purtroppo anche per questo, per rispondere a quello che sono le esigenze di un territorio e del bene comune, bisogna avere gli agganci. Che dire altro? Io spererei di venire a inaugurare la terza. No, tua moglie non ti caccia fuori di casa, al limite ti trovo un posto qua, almeno tranquillo. Cioè. Comunque, che dire, poi per l'opera meravigliosa, oltretutto degli alpini, ragazzi, hanno fatto 2000 chilometri per venire qua,
E per far che cosa? Per lavorare, mica per farsi la girarella. Cioè, rendiamoci conto di questo, è un caloroso e veramente abbraccio anche a loro. E comunque a tutti, che Dio per il rendimento. Allora procederemo al taglio del nastro, quindi tutti con calma desidereremo i locali. Vedete i carabinieri per noi. Non mi riferisco a nessun'altra cosa quando dico adesso che siete importanti. Che siete tranquillizzanti, ma le persone sentono tranquille quando non vedi che quanto sentono tranquille quando abbiamo voi. E poi un ringraziamento me lo consentite a Francesco Labruzzo, perché senza di lui io non andrei. Sì, la benedizione e tagliamo il naso. Prima tagliamo il naso e poi la benedizione. Vedrete già seduti i carissimi amici della casa di riposo Radio di Dole. Carissimi, Dio che è carità, volendo renderci partecipi del suo immenso amore, ha mandato il suo figlio a soccorrere i figli affaticati ed oppressi dall'anzianità e dalla malattia. Egli ci ha circondato di così grande amore da considerare fatto a se stesso ciò che viene fatto al più piccolo dei fratelli. Invochiamo la divina benedizione su questa struttura e su coloro che saranno qua per dare il proprio aiuto. Diciamo, insegna ciò Signore a servire i fratelli. Tu che ti sei fatto povero per noi e sei venuto non per essere servito, ma per servire. Fai che impariamo ad amare gli altri e a soccorrerli nelle emergenze della vita. Tu che nell'opera della redenzione hai creato un mondo nuovo, facendoci prossimi gli uni agli altri, aiutaci a costruire nello spirito del Vangelo la civiltà dell'amore. Tu che chiami tutti a condividere i beni della terra, suscita nel tuo popolo donne e uomini pronti ad offrirsi volontariamente per aiutare quanti sono nella povertà e nella sventura. Tu che ci hai dato come nostra la tua stessa madre, fai che affidandoci alla protezione di Maria la sentiamo accanto a noi come potente auxiliatrice. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo figlio nato dalla Vergine Maria ci ha dato il modello e il comandamento dell'amore, e fonde l'abbondanza delle tue benedizioni su questa struttura e sui tuoi figli che si offrono per il soccorso degli ammalati e degli anziani, perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito e manifestino la sollecitudine della Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Infine, due parole soltanto, Sor Dionigia, deve venire. Prima di tutto, quando sono stata in viaggio, più via di San Biagio, ero molto emozionata, contando volti che avevo già conosciuto e volti che ho imparato tanto da quelli, in modo particolare degli ammalati e degli anziani.
perché andavo da loro non per essere ricompensato per ricevere, ma ricevere da loro l'amore, scoprire in loro il volto di Cristo. Questo a San Biagio l'ho imparato molto, lavorare nel silenzio, nella comprensione e nel dono totale di sé, perché vedendo l'altro per me era Cristo, in modo particolare per quelli più abbandonati che non più nessuno si ricordavano. E in modo particolare devo ringraziare anche Don Palumbo, che quando si andava per la donazione del sangue era come una famiglia, come una famiglia. Veramente. C'era veramente una comunione tra di noi, si dialogava veramente. Anzi, lui aveva paura per prelevare il sangue di un suo collega, chiamava me. E si trovava proprio una famiglia. Quando poi venivo fuori per la strada e incontravo gente, incontravo proprio persone che si amavano uno con l'altro. Perché non è solo la sora il fare, ma è l'essere, aiutare gli altri in modo particolare qui, dalla casa di riposo. Non è quale organizzare, no. È quello di andare verso l'anziano, accompagnarlo e aiutare gli altri a capire cosa vuol dire servire un anziano, andare incontro all'anziano. Bisogna dimenticare se stesso per amare l'altro, non è per dire tutto mi sei bravo, no? Camminare assieme, scoprire sempre dall'altro il volto di Cristo. E ringrazio molto di quello che ho imparato qui di San Biagio Facile. E scusami se ho sbagliato. Grazie.